Foracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre di corsa. Quello di oggi sarà un TG Poro ricchissimo, ma anche l'ultimo della settimana, perché domani partirò e tornerò operativo soltanto martedì. Non c'è in programma nessuna anteprima videoludica, state tranquilli, piuttosto correrò una maratona. Io proverò comunque a non lasciare eccessivamente scoperto il canale con qualche reel, ma se volete rimanere aggiornati sulle mie avventure podistiche in giro per il mondo, mi raccomando, seguitemi su Instagram. Un grazie gigantesco a Toggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Voi supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi gli soldi. Bene, vi ho detto tutto, iniziamo! Con questa puntata romperemo un po' gli schemi, infatti non ci sarà spazio per l'angolo della poracciata, ma passiamo subito a delle notizie abbastanza importanti. Che ve lo dico a fare però, i giochi gratis sull'Epic Game Store, riscattateli sempre, è gratis. Allora, sono uscite le anteprime di Echoes of Wisdom e tutte le impressioni che ci siamo fatti sul reveal trailer e i primi filmati di approfondimento sono state confermate da chi ha avuto la possibilità di mettere le mani per circa un'oretta sul grandissimo ritorno di Zelda come protagonista. E sì, parlo di ritorno perché non possiamo far finta che sta roba non sia mai esistita. Senza entrare troppo nel dettaglio, anche perché ormai non ha senso approfondire più di tanto, visto quanto siamo vicini all'uscita del gioco, Echoes of Wisdom si conferma come il punto di contatto tra classicismo e modernità, tra le meccaniche consolidate dagli Zelda in due dimensioni e l'approccio più creativo e sperimentale introdotto con gli open world più recenti. Insomma, l'idea che questo possa essere uno Zelda minore si fa sempre più lontana. Ci troviamo di fronte a un capitolo della saga molto ambizioso che potrebbe diventare lo standard per i titoli futuri. E chissà, magari già dalla prossima settimana inizieremo a leggere qualche recensione e sono curiosissimo di scoprire come verrà accolto questo gioco. Del disastro Concord ormai avrete sentito parlare tutti quanti. Mi riferisco all'hero shooter su cui Sony aveva puntato tanto, sviluppato per 8 anni, che però appena è stato svelato ha fatto schifo a tutti, nessuno ci ha giocato e solo dopo 2 settimane dalla commercializzazione Sony ha deciso di staccare la spina mettendolo offline. Concord tornerà come free to play? Sarà inserito all'interno del Plus? Oppure Sony abbandonerà questo progetto definitivamente facendo finta che non sia mai esistito? Mentre aspettiamo con trepidazione, immagino tantissima trepidazione, di scoprire il futuro di Concord e quello dello studio Firewalk, intanto vorrei offrirvi una prospettiva diversa su quanto accaduto. Il gioco infatti sarà messo offline a partire da domani e Sony ha promesso di rimborsare tutti gli utenti che vorranno i loro soldi indietro, visto che il gioco non sarà più accessibile. Ma sapevate che esisteva anche una versione fisica di questo titolo? Ecco, questa edizione sta sparendo da tutti i grossi rivenditori online, alcuni dei quali hanno già tolto la pagina prodotto. Immagino che nei negozi fisici il titolo si possa trovare ancora facilmente, almeno finché Sony non ritirerà le copie invendute. Ecco, non voglio dire che Concord diventerà raro, per carità, ma è palese che in tanti stanno già correndo ai ripari. Nonostante il prezzo di listino di circa 40 euro, su eBay si trovano delle inserzioni con il gioco che è stato venduto anche al doppio. Pensateci, sì, anche sul disco il gioco sarà inutilizzabile, ma parliamo di un'esclusiva PS5 first party che rischia di essere cancellata dalla memoria collettiva e anche dalla faccia della terra. Io, se lo trovassi a prezzo di listino, quasi quasi un pensierino ce lo farei, o forse già l'ho fatto. Per un gioco che muore, un altro nasce e trionfa. Poeticamente, ma forse non si tratta neanche di una coincidenza, lo stesso giorno della chiusura di Concord uscirà Astrobot, il platform di Team Asobi, su cui sbaviamo ormai da lungo tempo. Io infatti è dai tempi di Astro's Playroom che non vedo l'ora ne esca un seguito a tutti gli effetti, qualcosa di più di una semplice demo tecnica, che poi tanto semplice non era. E a quanto pare Asobi ha tirato fuori un capolavoro del genere platform 3D. La media Metacritic è una delle più alte dell'anno, forse della generazione, e tra le recensioni appena pubblicate sono fioccati botoni. In tanti parlano di GOTY e molti si sbilanciano chiamando Astrobot capolavoro. Ora, considerate le precedenti produzioni di Asobi, per me questo titolo ha tutte le carte in regola per diventare il Super Mario 3D di Sony, e per quanto tutto il gioco sia un grandissimo omaggio alla storia del videogioco e in particolare di PlayStation, io più ci penso e più mi sembra l'erede diretto di Super Mario Galaxy. Dai, c'è almeno una citazione proprio palese. Quindi per forza di cose anche io sono super super in hype e non vedo l'ora di metterci le mani sopra. E vorrei sottolineare quanto è importante supportare un progetto del genere in questo periodo storico.
Facciamo capire dov'è l'interesse del pubblico. Facciamo capire che la fanbase di affezionati ha ancora a cuore le avventure single player e anche platform. E soprattutto facciamo capire che non tutti i giochi devono essere dei game as a service. Tenetevi Concord, noi volemo Astro! Fermi tutti, prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video, Otoji Retro Games. Tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito. Per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otoji Retro Games, il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming. Sul catalogo di Otoji, che si aggiorna ogni settimana, potrete trovare di tutto, giochi provenienti da ogni epoca e console, dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi. Ma la cosa più importante è che Domenico di Otoji sa il fatto suo, è un grandissimo appassionato, sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione. Sono queste le cose che per me fanno la differenza. Poi, se volete liberarvi di qualcosa, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno. In descrizione trovate il link al sito, mi raccomando, guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti. Ma finalmente torniamo a parlare di Switch 2. E attenzione poracci, perché dopo anni di rumor qui le cose iniziano a muoversi e da quando Nintendo ha ufficializzato l'esistenza del successore di Nintendo Switch ci stiamo avvicinando sempre più velocemente al tanto agognato reveal. Ma l'evento potrebbe arrivare molto prima del previsto, addirittura questo mese. Infatti ieri si sono rotte le acque e in tanti hanno parlato di un possibile evento dedicato alla console previsto per questo settembre. Andiamo con ordine. Il primo a rompere il silenzio è stato Christopher Dring di GameIndustry.biz, che dice di aver sentito dei bisbigli a proposito di qualcosa riguardante Switch 2 che è previsto per questo mese. Fino a qua, una voce, per quanto attendibile, non è certo un campanello d'allarme da prendere in considerazione, ma la situazione cambia radicalmente nel momento in cui molti si accodano a questo rumor. Un'altra fonte molto affidabile, Andy Robinson di Video Games Chronicle, ha commentato così le speculazioni di Dring. Sembra che più di una testata abbia sentito queste indiscrezioni, ma nel dubbio non ci scommetterei la casa. Insomma, Robinson conferma la presenza del rumor, ma considerato anche come i piani di Nintendo sono soggetti a cambiamenti all'ultimo minuto, il giornalista preferisce non sbilanciarsi più di tanto. È per questo che la conferma dell'analista Dave Gibson rinforza uno scenario che a questo punto diventa sempre più probabile. Gibson infatti ha fatto notare come Hosiden, la fabbrica che si occupa di assemblare i prodotti per Nintendo, abbia speso 2 miliardi di yen in materiali di produzione e 1 miliardo di yen in automazione nel terzo quarto di questo anno fiscale per il suo cliente più importante nel settore dell'intrattenimento, che è proprio Nintendo. Questo significherebbe che la console stia entrando proprio ora nella fase di produzione di massa, il che si allineerebbe con un possibile reveal previsto per questo mese e un'uscita a marzo-aprile del prossimo anno. Certo, non possiamo esprimerci più di tanto sulle date del possibile annuncio, però è molto probabile che, se settembre è veramente il mese scelto da Nintendo per svelare la nuova console, si cercherà di evitare di far coincidere questo evento con il Tokyo Games Show, che vi ricordo si terrà dal 26 al 29 settembre. Il tutto poi si allinea ulteriormente con le strategie di marketing di Nintendo degli ultimi mesi. Da una parte abbiamo tutta la lineup dei first party da qui fino a dicembre, già bella che posizionata, con le anteprime di Zelda uscite proprio adesso, e poi c'è stata anche la mossa bizzarra della scorsa settimana di anticipare il Direct di settembre ad agosto, accorpando assieme due eventi di solito proposti sempre singolarmente. Insomma, Nintendo ha fatto spazio e ora ci si aspetta qualcosa di molto grosso nelle prossime settimane. Se così fosse, ma vi ricordo che comunque per ora non c'è nulla di ufficiale, comunque rischieremo di avere a poca distanza l'uno dall'altro due annunci clamorosi, Switch 2 e l'arrivo di PlayStation 5 Pro. Tra l'altro si fanno sempre più pressanti le voci di corridoio che vorrebbero uno State of Play entro la fine di settembre. Secondo Jeff Grubb, l'evento Sony potrebbe essere trasmesso nella settimana tra il 22 e il 28, ma non è detto che questo contenga l'annuncio della PS5 Pro, mentre per il leaker Lunatic Ignus, il grande annuncio di Sony ci sarà la prossima settimana, mentre lo State of Play tra il 19 e il 20 settembre. Insomma, pure qui ci siamo. Questo settembre, tra giochi in uscita e presentazioni rumoreggiate, si prospetta essere un mese devastante. E spero che continuate a seguire le gaming news qui insieme a me. Io vi aspetto qua sotto nei commenti e vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Ci risentiamo martedì con un nuovo video che arriverà proprio martedì. Mi raccomando, seguitemi su Instagram e nel frattempo fate i bravi, riposatevi dormendo sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Astro, Michele Bot,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Volemo astro, tro, 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 tro.